Ho appena firmato l'ordinanza numero 69, che sarà efficace dal prossimo lunedì 4 maggio. Ne approfitto per dare alcuni anche chiarimenti, vista la confusione che c'è un po' in giro, su ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Innanzitutto voglio subito dire, anche per le tante chiamate che ricevo, che ancora non è possibile uscire dal proprio comune per andare a fare la spesa in attività commerciali che sono al di fuori, quindi non si può andare a fare la spesa in altri centri commerciali, in altri supermercati, se non in quelli del proprio comune. Si può uscire portandosi dietro, attenzione, sempre l'autodichiarazione che ancora continua ad essere obbligatoria per motivi di lavoro, come già succedeva prima, per motivi di salute, per andare a far visita a propri parenti o ai propri congiunti, per lavorare la terra o accudire gli animali se uno ha una campagna fuori dalla propria città, per andare a fare manutenzione alla propria imbarcazione, qualora qualcuno avesse un'imbarcazione al di fuori della propria città, e per praticare degli sport individuali che altrimenti non potrebbero praticare nel proprio comune. I ristoranti, i bar, le pasticcerie sono aperte, saranno aperte con la consegna a domicilio anche per l'asporto, quindi vi potrete recare al bar, alla pasticceria, in pizzeria, al ristorante e prenotare gli alimenti che poi andrete a ritirare. Ancora però non si può stare né all'interno né all'esterno seduti sui tavoli e sui tavolini. Ho riaperto quindi dal 4 maggio il lungomare, la villa comunale, i giardini, le aree verdi. C'è sempre l'obbligo, però, attenzione, di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro se si esce con i bambini a passeggiare rispetto ad altre persone, o si è anche soli per passeggiare, mentre i metri devono essere 2 se si va a fare attività sportiva, se si va a correre. Ho riaperto anche il campo sportivo, ma solo per gli sport individuali. Manteniamo chiuse ancora le aree gioco per bambini, non si possono sanificare per ogni bambino che sale su un'altalena o su uno scivolo, quindi siamo obbligati a mantenerle chiuse. Riapre il cimitero. Da lunedì dalle 7:30 il cimitero sarà riaperto, da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30. Vi prego di non recarvi tutti lunedì mattina alle 7:30 davanti al cancello, cerchiamo insomma di abbracciare tutta la settimana, tutti gli orari, per evitare che ci siano assembramenti, perché in quel caso il custode non potrà garantire l'accesso a tutti quanti. Riapriamo il mercato, quello però a chilometro zero, le cosiddette casette per i coltivatori diretti. In questo momento l'abbiamo spostato perché stiamo facendo i lavori di manutenzione nella piazza Renato Lio, l'abbiamo spostato accanto all'Istituto Tecnico Commerciale, alla Ragioneria, quindi da lunedì potrà riaprire mantenendo sempre le solite attenzioni e disposizioni dell'IPCM, quindi la distanza, i guanti, la mascherina e quant'altro. Rimane ancora sospeso il mercato del venerdì a malincuore, sapete quanto è importante per la nostra città, ma sapete anche quanto è affollato, come non ci sia distanza tra i banchi, soprattutto in quello alimentare. Quindi ci incontreremo con gli operatori ai quali siamo vicini, ai quali vogliamo dare subito l'opportunità di tornare a vendere assoverato, però prima ci dobbiamo organizzare per garantire degli accessi controllati e anche le distanze di sicurezza, perché un mercato così partecipato è veramente come gettare un cerino in un pagliaio, può essere un focolaio, basta una sola persona asintomatica per creare un grosso problema, quindi va bene ripartire, ma dobbiamo essere accorti ancora e attenti. Le spiagge sono accessibili anche lì, come il lungomare, come i parchi, facendo attività motoria, facendo sport, quindi mantenendo 1 metro di distanza se si fa una passeggiata o 2 metri di distanza se si fa attività sportiva. Non si può giocare a pallavolo, a beach soccer o ad altre attività in spiaggia, né si può fare assembramento. Ho pensato appunto di riaprire tutte queste nostre zone della città stringendo un patto, chiamiamolo il patto del buonsenso con i miei concittadini, e il buonsenso è quello appunto di seguire quelle che sono le disposizioni. Io voglio credere che tutti quanti saremo responsabili, perché altrimenti, come li ho aperti, sarò costretto a richiuderli. Per fortuna i contagi stanno diminuendo a livello nazionale, ma anche a livello regionale. Abbiamo fatto tanti sacrifici, quindi non credo che sia il caso di buttarli alle ortiche, e quindi continuiamo con questo atteggiamento responsabile, così che potremo affrontare anche la stagione estiva nel miglior modo possibile. Oggi 2 maggio, sabato. La situazione a Chiaravalle è questa. Continuano i casi di guarigione.
Oggi abbiamo ulteriori 3 guariti da Covid-19. È una bella notizia. Una bella notizia perché sono quelle notizie che noi auspicavamo, speravamo che potessero succedere nel più breve tempo possibile, ed effettivamente così è stato. Quindi dai 15 casi di positività di qualche giorno fa, oggi siamo scesi a 12. Già è stato effettuato su molti di questi 12 casi di positività il primo tampone di negatività e si aspetta la verifica del secondo. E quindi continuo a dire, aspettiamo fiduciosi gli esiti anche di questi altri tamponi. Oltre a questo, altra notizia che voglio dare è quella che, come abbiamo già fatto a marzo, che abbiamo preparato un percorso a salvaguardia del nostro territorio, abbiamo iniziato anche oggi nel sentire tutte le varie categorie presenti nel nostro territorio, per un semplice motivo, quello che noi non possiamo avere una reazione a delle determinazioni prese da altre, ma che invece dobbiamo essere noi azione. L'azione che c'è stata a marzo, con tutte le misure precauzionali che hanno salvaguardato il nostro territorio, azioni che devono nascere anche oggi per queste nuove fasi di apertura. Perché vedete, non basta un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale per dire apriamo i bar, apriamo i ristoranti, perché così poi purtroppo non è, perché nessuna attività oggi nel nostro territorio può permettersi di essere ossequiosi, rispettosi dell'allegato 1 di quella ordinanza. I bar aperti, tavoli distanti da 2 metri l'uno dall'altro, una sedia di fronte all'altra almeno di 1 metro, la misurazione della febbre a tutti i clienti, la sanificazione dei servizi igienici ogni qualvolta viene utilizzata, e la sanificazione del posto dove uno si siede ogni qualvolta consuma qualcosa e si alza e se ne va, e predisporre il tutto per il prossimo cliente, le prenotazioni per andare a prendere la roba che serve per l'asporto, cioè tante di quelle condizioni che alla fine alcuni commercianti ci dicono: un caffè ci viene a costare almeno 2 euro, 2,50 euro, e le spese sono insostenibili, quindi tante cose che non ce li possiamo permettere. Allora, oggi siamo qui, abbiamo iniziato questa mattina con i titolari delle palestre, abbiamo continuato alle ore 11 con i titolari delle agenzie funebri, con Don Roberto, e continueremo pomeriggio con i barbieri, e così sarà per tutta la settimana. Trovare insieme quelle misure necessarie per poter avviare seriamente e mettendo in sicurezza tutti i cittadini tutta questa nuova fase che ci verrà prospettata dal 18 in poi. Chiaravalle, quindi, non ci siamo, continuiamo ad essere vigili a tutela di tutti i cittadini. Una cosa è certa, i sindaci sono la massima autorità sanitaria del luogo, ma in un caso come questo, di epidemia prima e di pandemia dopo, ci troviamo che quelle nostre funzioni, le nostre attività di controllo e le attività di predisposizione di misure vengono trasferite e vengono ad essere tutte sotto il controllo del governo. E quindi è chiaro che quindi noi dobbiamo essere ossequiosi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma dobbiamo anche capire, e io in modo particolare come sindaco, che qualunque azione che si lascia alla discrezionalità del sindaco, il sindaco, queste azioni che assume, sono sempre solo a tutela di tutti i cittadini. E lo farò fino a quando sarò sindaco di Chiaravalle. Prima di tutto la tutela dei cittadini, prima di tutto la tutela della salute dei cittadini, prima di tutto, come è stato fino ad oggi, l'obiettivo comune, contrastare il Covid-19, questo è l'obbligo che oggi uno che fa politica, uno che fa l'amministratore ha. Tutto il resto oggi va lasciato a sé, non ha importanza, non è il momento di fare ulteriori azioni di presentazioni mediatiche e politiche, non è questo il momento è quello di stare vicino a tutti i cittadini di Chiaravalle per cercare di tutelarli il più possibile. Lo sto facendo anche per preparare un piano forte
per quanto riguarda i rientri che dal giorno 4 ci saranno sul nostro territorio. Ce ne saranno tanti, ma tutti mi stanno chiamando, tutti sanno che ancora prima di mettere piede a Chiaravalle sono già stati messi in quarantena e tutti saranno chiusi in casa e tutti saranno rispettosi delle indicazioni che io gli darò. È una quarantena fiduciaria, è una quarantena volontaria, perché si devono autodenunciare loro. Ma io, da sindaco, sto intervenendo su tutti quanti loro, su tutti quelli che so che faranno rientro, ho già allertato i medici di medicina di base, che sanno che queste persone devono andare per il bene loro, per il bene dei loro cari, dei loro familiari, ma per il bene di tutti i cittadini di Chiaravalle, chiusi nelle proprie case, perché questo oggi è il nostro compito, rimanere a casa, non perché ce lo dicono gli altri, ma perché lo dobbiamo fare per la nostra salute, per il bene dei nostri familiari. Grazie. Una mia comunicazione che va nella direzione delle nuove disposizioni di contrasto a questo Covid-19 che parte da domani 4 maggio. Come sapete c'è una nuova disposizione governativa da parte del Presidente Conte che dà un'apertura a tutto il territorio nazionale, compreso le periferie. Quindi voglio innanzitutto ringraziare tutti voi cari concittadini, perché il lavoro che è stato fatto in questi lunghi mesi è stato eccezionale. D'altronde i numeri dicono questo: zero contatti, nonostante ci sono state alcune criticità che attraverso poi anche i tamponi fatti in ospedale sono risultati negativi, e quindi questo è un dato molto molto positivo. Avete rispettato le regole che io ho sempre ripetuto, vi siete comportati in modo veramente eccezionale, tranne qualche episodio, ma era anche preventivato. E lo dicono poi i numeri, le tantissime ordinanze che ho emanato per tutte quelle persone che sono venute, si sono ritirati nel nostro paese, hanno rispettato la quarantena, hanno rispettato quelle che erano le direttive nazionali e comunali, e quindi voglio dire alla fine i risultati sono stati veramente eccezionali. Oggi stiamo preparando l'ordinanza sindacale che praticamente riapre un po' alla vita normale, alle nostre abitudini, alle nostre usanze. Quindi innanzitutto voglio dirvi che il Covid-19 ancora non è stato eliminato, ce l'abbiamo tutti addosso e quindi dobbiamo mettere la massima attenzione. Quindi la massima attenzione significa evitare tante situazioni che abbiamo fatto fino adesso e soprattutto rispettare quelle norme che dobbiamo attivare da domani in poi. In primis la mascherina è obbligatoria nel momento in cui ci si sposta da casa, solo per gli adulti, sono esclusi i bambini che vanno da 0 a 5 anni. E quindi quella fascia d'età non bisogna mettere la mascherina. E a proposito di mascherine, vi comunico che nei prossimi giorni, la prossima settimana, arriveranno al comune di Guardavalle 10.000 mascherine. Poi farò un comunicato stampa specifico per questa famiglia, questa ditta, questa famiglia di Guardavalle che abita in Svizzera e che vicina sempre agli affetti familiari e soprattutto al quel senso di appartenenza alla propria residenza, ha voluto donare questi 10.000 mascherine. Quindi poi comunicheremo come faremo la distribuzione a tutti, e quindi poi vi terrò anche in contatto con questa situazione positiva per noi. Quindi voglio un attimino anche
parlare del discorso degli spostamenti. Sono tutte quelle situazioni in cui dal 4 di maggio si possono fare. Quindi gli spostamenti sono sempre vincolati per il momento da autodichiarazione. Autodichiarazione che potete già predisporla voi, oppure nel momento in cui sarete fermati dalle forze dell'ordine la compilerete insieme a loro. Naturalmente ci si sposta all'interno della Regione Calabria, dove ci sono situazioni lavorative, dove ci sono situazioni di necessità e di salute. Naturalmente si può andare da domani a fare visita a un familiare, a persone legate sentimentalmente, avendo naturalmente cura sempre di non creare assembramenti, evitare feste, pranzi, grigliate, insomma tutte quelle cose che per il momento sono state ancora bloccate. Bisogna mantenere le distanze interpersonali minimo 1 metro, ma queste cose noi già le abbiamo inculcate. Non si può andare nelle seconde case. Non si può spostare nelle altre regioni d'Italia, però dal 4 di maggio è data possibilità ai nostri concittadini che sono sul territorio nazionale e che hanno la residenza nel nostro comune di poter ritornare nella propria residenza. L'ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 30 di aprile 2020 dà anche disposizioni come rientrare in Calabria. Praticamente bisogna sempre fare il censimento attraverso il sito della Regione Calabria, che è www.emergenzacovid.regione.calabria.it. Va fatta 48 ore prima della partenza e naturalmente quando ci si arriva poi a Guardavalle bisogna fare la quarantena che sono 14 giorni, quindi poi riceverete anche l'ordinanza da parte del sindaco per rimanere in casa. Sono previsti gli spostamenti per accompagnare gli anziani, i nostri disabili, naturalmente da una persona che assiste la persona, e questi naturalmente sono spostamenti necessari che vanno e sono stati autorizzati. È consentito anche andare a raggiungere un anziano parente nelle proprie case, e quindi per i beni di prima necessità, ma lo abbiamo sempre fatto, questo non era vincolante, però adesso è autorizzativo. Sono anche consentiti per chi vuole ritornare dall'estero in Italia, si può fare, naturalmente devono essere residenti in Italia, e soprattutto anche in questo contesto è sempre obbligatoria l'isolamento fiduciario con il periodo di 14 giorni. Per quanto riguarda i bar, sono sospese le attività di servizio di ristorazione, quindi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono solo autorizzate quelle a domicilio, quindi consegna a domicilio e ristorazione con asporto. Rimangono per il momento sospesi i centri estetici, i parrucchieri, i barbieri, i centri di massaggi, mentre sono autorizzati all'apertura le attività di lavanderie. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, fatta eccezione per l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sono ok, possono rimanere aperte. Sono aperte invece le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, le cartolibrerie, le librerie e i negozi per abbigliamento per bambine e neonati. La vendita è anche aperta al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Da domani riaprono anche i nostri mercati settimanali del lunedì e del martedì. Naturalmente le attività sono autorizzate solo per la vendita di soli generi alimentari. Ci sarà un controllo severo da parte della Polizia Municipale, quindi possono accedere ai mercati nostri solo quelle per la vendita di
generi alimentari. Carissimi fratelli e sorelle, un saluto bello, un saluto di pace giunga nelle vostre case, giunga nei cuori di ognuno di voi. Un saluto che è il saluto della Pasqua, il saluto che faceva Gesù ai suoi discepoli. Pace a voi. Ed è un saluto che è segno di vicinanza. Siamo lontani, ma siamo insieme come nel cuore, perché siamo una comunità di fede, la comunità dei figli di Dio, accomunati solo dall'amore del Signore. E siccome questo amore non finisce mai, allora, cari fratelli e sorelle, ancora una volta noi siamo insieme. E insieme abbiamo celebrato questa nostra quarta domenica di Pasqua nell'ascolto della parola del Signore. Una parola che è molto bella, è molto ricca. Nei brani del Vangelo che la Chiesa, dopo quelli delle manifestazioni del risorto, ci propone per questo tempo pasquale, sono sempre tratti dal quarto Vangelo di Gesù, il Vangelo di Giovanni. È sempre il Gesù Cristo risorto che parla alla sua comunità e educa la sua comunità a riconoscerlo veramente. Gesù piano piano rivela ai suoi discepoli, la prima sua comunità, la sua identità più profonda, rivela ai suoi discepoli chi è veramente il Cristo. E il Signore vivente per sempre ci dice che viene da Dio suo Padre e si presenta, ed è questa la novità, si presenta con il nome stesso di Dio. Io sono. Vi ricordate quando Mosè sul monte, quando ci fu l'episodio del rovetto ardente, aveva chiesto al Signore, a Dio, qual è il tuo nome? Se mi chiedono chi mi manda, chi devo dire? E la voce del Signore disse, io sono. Il nome di Dio, un nome ineffabile per gli ebrei, un nome indicibile. E anche Gesù si presenta come vivente, ma si presenta come io sono. E nel Vangelo di Giovanni troviamo varie espressioni che Gesù usa. Io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la porta delle pecore, io sono la risurrezione e la vita, io sono la via, la verità e la vita. Io sono la vita vera. Ecco, nel nostro brano, quello che abbiamo ascoltato questa domenica, dopo essersi presentato come la porta dell'ovile, Gesù dichiara per ben due volte: Io sono il buon pastore. Ma la traduzione più bella, che chissà perché è stata tolta dalle varie edizioni, è: Io sono il pastore buono e bello, dice Gesù, riassumendo in questa immagine l'immagine di tutti i pastori che Dio aveva dato al suo popolo, Mosè, Davide, tutti i profeti, ma anche l'immagine di Dio stesso, che come ci dice il Salmo 80, viene invocato e lodato come pastore di Israele. Ma può ancora dirci qualche cosa questa similitudine, questa parabola che Gesù ha raccontato oggi? Certamente noi non siamo più avvezzi a pensare al pastore, a pensare alle gregge, non sono più immagini abituali e usuali. E né l'immagine delle pecore suscita in noi delle riflessioni belle di identificazione con il gregge. Però dobbiamo comprendere il linguaggio biblico, perché è un linguaggio elaborato da un popolo che conosceva bene la vita dei pastori, il loro legame con le pecore. I figli di Israele attendevano un re messia con i tratti del pastore buono e bello.
come dicevano gli antichi profeti, capace di guidare il gregge, di conoscere le sue pecore a una fino a chiamarle per nome, fornendo loro il cibo e le cure necessarie. Ezechiele, Geremia ci parlano di questo. Gesù più volte aveva parlato di gregge e di pastore, ma ora si proclama Messia lui. Io sono il buon pastore, inviato dal Padre però, per condurre l'umanità alla vita piena. Io sono venuto, dice, perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Le attese dei giudei, le promesse di Dio al suo popolo, oggi nel Vangelo che abbiamo ascoltato, si mescolano un po' insieme nelle parole di Gesù, che a Gerusalemme rivolge a alcuni farisei, a alcuni della folla, dopo quella controversia che c'era stata della guarigione del cieco, del quell'uomo cieco dalla nascita. Gesù dichiara: io sono il buon pastore, il pastore bello. E la bontà e la bellezza di questo pastore, che è Gesù, derivano dal suo atteggiamento. Egli spende la propria vita per le pecore, perché vive ogni giorno con loro, si coinvolge con ciascuna di esse, fino a perdere la propria vita per proteggerle. Questo è il buon pastore, questo è il pastore bello. E il buon pastore è l'opposto del mercenario, come ci ha raccontato stesso Gesù, che fa questo mestiere perché è pagato, che guarda più alla ricompensa che alla verità di amare le proprie pecore. Non gli appartengono, non gli interessano, non sono destinatarie del suo amore, per lui non contano nulla. Lo dimostra il fatto che quando arriva qualche animale selvaggio, egli abbandona le pecore e fugge via. Vuole salvare se stesso, non le pecore a lui affidate. Ma nel Vangelo che abbiamo ascoltato ci sono delle piccole sottolineature che mi permetto di porre alla vostra attenzione. Bisogna pensare un po' alle abitudini del popolo di Israele, alle abitudini dei pastori. A sera i pastori conducevano tutte le loro pecore in un unico grande recinto per la notte e poi se ne andavano. Quindi immaginate che tutte le pecore si mescolano insieme. Al mattino il pastore arrivava, lanciava il suo grido e le sue pecore, riconoscendone la voce, lo seguivano. Ecco, da questo Gesù prende gli elementi per dire chi è il buon pastore. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome, le conosce una per una, perché ognuno di noi è irripetibile, ognuno di noi è unico davanti al Signore. Il Signore ci conosce per nome. I vostri nomi sono scritti nel cielo. Ci vuole così come siamo, per quello che siamo. Ma poi le conduce fuori. Anzi, dice il Vangelo giustamente, le spinge fuori. Non è un Dio che ci vuole chiusi in quattro mura. Ecco, forse l'esperienza che stiamo facendo in questo periodo è proprio questa. Un Dio che vuole spazi per noi più ampi di una semplice piccola o grande chiesa. Un pastore che vuole la libertà per ognuno di noi. Ci spinge a essere coraggiosi in questo periodo, fuori alla scoperta di orizzonti nuovi, nella fede, nel pensiero, nella vita di ogni giorno. E lui va avanti. Le pecore lo seguono perché hanno fiducia nel pastore. Noi seguiamo Gesù perché ci apre il cammino. Gesù ormai ci ha aperto una strada, e io sono la via, dice, e questa strada la dobbiamo percorrere insieme. Lui ci precede perché è convincente
per ognuno di noi, perché ci fidiamo di Lui, ci affidiamo a Lui. Perché le pecore seguono il pastore? Per andare a morire? No, per vivere. Lui cammina avanti e ci porta verso pascoli sempre più verdi. Cristo è la porta aperta, è il passaggio, il transito per cui va e viene la vita di Dio, perché abbiano la vita in abbondanza. Questo è il senso del Vangelo che abbiamo ascoltato, e ogni volta che lo ascoltiamo deve rigenerare dentro di noi la fiducia nel nostro Signore. Gesù è qui per la mia vita, perché la mia vita sia abbondante, la mia vita sia piena. La prova della bontà della fede di ognuno di noi, cari fratelli e sorelle, sta nella risposta che diamo a Gesù che ci chiama. In Lui c'è il desiderio di una vita più grande. In Lui noi siamo capaci di realizzare una vita più grande. Ascoltiamo questa voce che ci chiama, ascoltiamo questa voce che ci invita a camminare insieme a Lui, e diventiamo anche noi pastori dei nostri fratelli, perché tutto questo è la vita eterna, tutto questo è la vita che il Signore offre a ognuno di noi, è la Pasqua del Signore.